Oggi piccolissimo, prometto, video haul con acquisti e abbigliamento fatti alla fine dei saldi, sono gli ultimi proprio rimasugli. Quest'anno non mi sono dedicata tanto ai saldi di abbigliamento, in realtà è già qualche anno che non mi dedico più tanto ai saldi abbigliamento, all'abbigliamento in generale. Non tanto perché non mi piaccia più, ma perché ho l'armadio pieno, diciamo, poi io tendo a non buttare via mai niente, per cui ho dei seri problemi di spazio, diciamo così. Quest'anno, così come l'anno scorso, mi sono data tanto alle giacche, soprattutto pelose, che poi per di più ingombrano. Per cui, vabbè, insomma, e sì, certo, qualcosina, maglioni, maglioncini, qualcosa ci scappa sempre, diciamo, sia nei saldi invernali che saldi estivi, qualcosa ci scappa sempre. Durante l'anno cerco di essere un pochettino più brava, a parte quando vado a fare shopping con mia mamma dei cinesi e ci sono delle volte in cui veramente vorrei comprare tutto io ed effettivamente compro e spendo, altre volte invece in cui non trovo assolutamente niente e sono contentissima perché risparmio. Il mio limite nell'acquisto degli abbigliamenti è dato anche dal fatto che non ho tutta questa vita sociale da dire occasione di sfoggiare outfit meravigliosi tutte le volte che esco. Mi sono anche un po' impigrita, diciamo che il fatto che sia di cattivo umore spesso e volentieri mi porti anche a non aver voglia di tirarmi assieme, diciamo così. Di sbattermi proprio nell'essere figa, quando sicuramente sia per me stessa che per me stessa, quindi solitamente per me stessa, sarebbe in realtà opportuno, proprio per sentirmi meglio, per dire cazzo, però invece sono figa, ho un bello stile e non devo, anche se sono fidanzata, so che comunque il mio amoroso è innamorato di me e vuole solo me, eccetera, eccetera, limitarmi a mettere la prima cosa che trovo, a uscire in tuta addirittura molte volte, perché appunto sono diventata un po' pigrona, un po' svogliata e appunto un po' proprio anche di cattivo umore, no? Non, insomma, c'ho un mood che non mi piace in questo periodo, oddio, in questo periodo, in questi ultimi 2 anni, diciamo, forse anche di più. Comunque, sto cercando di recuperare. Quindi, comunque, nei buoni propositi di quest'anno c'è sicuramente, oltre a tornare a fare un po' di attività fisica, che sicuramente mi farà sentire meglio col mio corpo e quindi magari avrò più voglia di sfoggiare anche qualcosa di diverso perché mi sento bene con me stessa, quindi prima cosa quella. Sicuramente per star bene nel mio corpo, oltre allo sport, magari mangiare meglio e bere soprattutto di più, ne parlavo nello scorso video poco fa, bevo pochissimo, per cui sicuramente questa è una cosa che non fa bene né al mio fisico corpo che anche al mio viso, che tendo tanto a curare con tutti i 1500 prodotti di bellezza che acquisto. Però poi se mancano le fondamenta, se manca la base, se manca l'idratazione data proprio dall'acqua, insomma non va bene. E quindi vabbè, diciamo che mi devo impegnare un attimino di più da questo punto di vista. Non so perché vi sto dicendo questo, comunque tornando alla questione acquisti, appunto. Avevo l'armadio pieno, quindi per un po' diciamo che non ho acquistato tanto con i vestiti, la mia sfissazione dai vestiti era passata anni fa ancora al make-up ancora vestiti e adesso skincare. Ora che pure con la skincare sono piena fino a qui, perché veramente se vi faccio vedere l'armadio e ve lo farò vedere magari in un video molto interessante fra poco. Devo organizzarlo perché c'è veramente un casino. Vabbè, potete intuire il casino già da quello che vedete intorno a me, più o meno. Però ecco, anche l'armadio, diciamo, dove tengo i vestiti, sta esplodendo pure di cosmetici. Quindi veramente io vado a periodi, a fissazioni. E adesso ho cercato di dare uno stop per quanto riguarda
appunto i cosmetici, perché veramente ne ho acquistati talmente tanti che, come dicevo nello scorso video, non riesco neanche a stargli dietro nell'utilizzo. Però anche nell'abbigliamento diciamo che non disdegno mai e quindi ogni tanto qualcosa ci scappa sempre dentro. Inoltre ci sono delle cose, anche se ho l'armadio pieno, che non metto mai, quindi non mi dispiace buttarle, le tengo lì perché dico si sa mai, però effettivamente magari le cose che ho nell'armadio ne metto la metà. Ma quello è un altro discorso. Mi sto dilungando per niente, non so perché. Comunque, torniamo agli acquisti. Allora, c'è qualcosa che non mi torna, perché io mi sembra che non avessi acquistato soltanto questo. Boh. Fatemi controllare. E invece sì, vabbè. Da Stradivarius, completamente fuori tema, però fa niente. Ho acquistato questi pantaloncini perché mi piaceva tantissimo la fantasia. Eccoli qua. Tra l'altro sono una S se non sbaglio, quindi io spero che andare a quest'estate. No, una M, meno male. Una M, pagati in offerta 5 euro. E 99 se non sbaglio, esatto, 40% di sconto, vabbè, buono. Non costavano tanto, costavano 9, però vabbè. E niente, io in realtà ne ho un altro paio simili fatti così, sempre con queste stampe così, però non ci sto. Cioè, le avevo acquistate dai cinesi, bellissimi, mi piacevano tantissimo, base bianca, no, simili a questi, però questa è una base nera. Quindi avevano base bianca con dei fiori simili a questi, come colori sul arancio, giallo, rosa, sono molto simili. Purtroppo li ho acquistati a fine estate e non sono mai stata in grado di metterli perché l'estate dopo il mio culo era triplicato. Magari non triplicato, ma raddoppiato sì. E quindi praticamente se prima aveva un effetto bello larghino, bello comodo, quando li ho riprovati l'anno dopo, cioè erano degli shorts aderenti, schifosi, che non mi sarei sentita assolutamente a mio agio a portare. Quindi sono rimasta un po' male di questa cosa. Quando ho visto questi, me li hanno ricordati tantissimo. Li ho provati ovviamente e qua ci sto. Mi piacciono sia portati un po' più a vita bassa, come pantaloncino un po' più lungo, sia invece portati in vita, quindi il pantaloncino un po', risulta un po' più corto, però coprono la panza e magari si portano con qualcosa di rimborsato all'interno o con un crop top. Comunque carini, mi sono piaciuti e quindi acquistati. Inoltre mi piace il fatto che posso abbinarli a tantissimi colori, perché su questi ci sta bene il giallo, ci sta bene il rosso, ci sta bene il bianco, ci sta bene il nero, ci sta bene il grigio, ci sta bene l'azzurro. Quindi quest'estate posso veramente sfruttarli a pieno, creare un look comunque non banale, veramente con poco, perché il pantaloncino fa tutto e basta cambiargli la magliettina sopra. Quindi mi sono piaciuti. Poi da invece cos'è questo Bershka? Bershka veramente ultimamente mi fa un po' cagare, nel senso che non c'è veramente un granché. Però infatti ho preso due robe basiche basiche che non ho neanche provato, tra l'altro, strano per me, ma non c'avevo voglia. Costavano talmente poco che ho detto io le prendo. Anziché 5,99, questa pagata 1,99, quindi 2 euro di maglietta. Mi piaceva il colore perché appunto questo giallo bello vivace, quasi senape, no, in videocamera viene più scura, però non è così scuro, non so poi con le dita come sarà, comunque è un bel giallo. Vi faccio vedere con la cosa delle caramelle Ricola la differenza, forse così si riesce a capire, però non è arancio arancio, cioè non è arancione, è un giallo. Un giallo dorato, non so come spiegarvi. Un bel giallo, comunque. Magliettina normalissima, basica, top. Ci sta tra l'altro anche col pantaloncino, perché è lo stesso tipo di giallo. Sì, ci sta benissimo, direi, col pantaloncino. Quindi per 1,99 euro non avevo una maglietta di questo colore. E a dire la verità, mi mancano le magliette basiche, per assurdo.
E quindi presa e portata a casa. E un'altra maglietta, sempre molto basica e soprattutto sempre a 1,99 euro. Ecco qui, questa è una M, anche l'altra. Sì, una M, entrambe una M. Questo però è un modello molto più largo, scollo a V. Sono quelle magliette comode, morbide, perfette, diciamo, per un look un po' trasandato, un po' finto trasandato in realtà, perché poi anche nel trasandato c'è una ricerca, se lo si fa, se lo si studia, se lo si vuole, diciamo. Un po' grande, un po' larga, però è una M, quindi comunque credo che sia volutamente larga. E ci sta, basica, va bene con tutto, va bene anche con questi pantaloncini, anche se il fatto che sia un po' così lunga, cioè non è lunga, è normale, però ecco, bisogna vedere come sta perché è larga. Se cade troppo sopra il pantaloncino, magari non ci sta bene, magari rimborsata, sì, insomma. Vabbè, comunque una maglietta grigia a V che non ho e basica che comunque ci sta, si può portare un po' con tutto. Belle stropicciate adesso loro, che gioia! E per finire, veramente brevissimo questo video, anche se in realtà sono riuscita a parlare comunque per 12 minuti, nonostante abbia avuto 4 cose da mostrarvi, anzi 3 perché ne manca ancora una, e devo pure alzarmi a prenderla. Aspettate un attimo, perché l'ho già utilizzata. Come potete notare qua la vivacità di questo attaccapanni, che sta per crollare, poverino, da tanta roba. C'è su tutto nero, giustamente, perché al lavoro, come potete intuire, la divisa, non c'è una divisa vera e propria, ma è total black. Ovviamente anche oggi vengo dal lavoro ed è per quello che sono tutta nera. E ovviamente tutto nero. Vabbè. Cosa ho preso invece da Terranova? Ho preso questo vestito. Vestito, camicia, tunichetta, non so come cavolo volete chiamarla, vestitino fatto a camicetta, chiudiamolo un po' perché sennò così aperto non si capisce nulla. E allora, questo c'era in diverse colorazioni, in realtà l'unica che mi piaceva, l'altra diciamo variante colore che mi piaceva era il verdone. Ma ho optato comunque ancora per il nero perché è assolutamente più portabile dal mio punto, cioè per me. Se non dovessi aver avuto, cioè se non lavoravo in un posto dove avevo l'obbligo del total black, probabilmente l'avrei presa verde. Però in questo caso così l'avrei potuta sfruttare di più e quindi sono stata sul nero. Fatta appunto a camicetta sopra con la manica. Così con col bottoncino non troppo stretta e fatta così con questa parte così e poi va giù morbida con tutti i bottoncini davanti. Lunghezza diciamo che arriva sopra il ginocchio e non so con quando è tutto nero che cosa potrete mai vedere, io spero che più o meno si capisca, però insomma carina. Ci sta bene anche con una cinturina, qua così, oppure insomma più morbida, portata normale. E, ne ho un altro io simile a questo, fatto così, che sfrutto molto perché lo metto con i leggings d'inverno e invece senza insomma niente sotto d'estate, quindi una tipologia di vestitino che riesco a sfruttare molto. Questo poi ha anche le maniche lunghe, quindi appunto anche d'inverno si riesce a portare. D'estate, primavera, si può insomma tirare su la manichetta, insomma. Mi è piaciuto, tra l'altro ho pagato pochissimo, dovrei avere ancora quel cartellino, esatto, che avevo tenuto, 7,99 euro. Si metterà a fuoco? Forse sì, forse no, sì. Anziché 19,99, 19,99 non gliel'avrei mai dati probabilmente, però per 8 euro sicuramente ci sta, ecco.
e appunto l'ho già utilizzata al lavoro, mi ci sono trovata bene, bella comoda, mi piace comunque, una cosa semplice, però carina e niente, sono contenta. Questo è quanto, questo è tutto per questo video. Non mi sembra di avere altro da mostrarvi di acquisti, se non sbaglio, perché se non sbaglio vi ho... Sì, dovrei avervi fatto vedere tutto degli acquisti più recenti. E niente, se così non fosse, comunque ho intenzione di fare... Appena ho un attimino più tempo e in realtà appena finisco di montare tutti i video arretrati perché ne ho veramente, 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 veramente tanti. Dovrei, credo, mettermi lì un mese, se non due, chiusa in casa tutti i giorni solo a montare video per pareggiare i conti e dovrei caricarvene tipo 5 al giorno forse per appunto andare in pari, però è una cosa un po' difficile oltre che inutile perché... non riuscireste neanche a starmi dietro neanche voi, probabilmente, a vederli. Adesso sono molto lenta e non pubblico spesso, quindi non ho una costanza di pubblicare magari tutte le settimane. Ma perché comunque, essendo rimasta indietro, faccio un pochettino più di fatica, ecco, ad avere i video pronti, da mettervi ogni settimana. Però se riesco appunto a magari montarne un pochettino di più, riesco poi a caricarli e man mano li ho pronti per pubblicarveli, anche se non sono appunto recentissimi e anche se ecco non ve li carico nella data precisa giusta che avevo in mente o che è. Portate pazienza, l'importante è che vi arrivi tutto e, perché comunque c'è un ordine diciamo logico nelle cose e ci tengo che comunque i video vi vengano mostrati in ordine, quindi cerco di caricarli a meno che siano video che non c'entrano nulla, bene o male, diciamo in ordine logico. Quindi comunque vedrete sempre prima il video haul e poi il video dei prodotti finiti o le varie recensioni, in modo che comunque sia tutto logico, conseguenziale e che anche voi capiate quello che state vedendo perché avete visto magari i precedenti. Non dico tutti, però insomma, magari. Colgo l'occasione anche, visto che il video non è lunghissimo, anche se in realtà anche qua mi sono dilungata come sempre, però questa è una cosa importante, ci tengo. Ho ancora parecchie difficoltà, diciamo, a crescere su Instagram. È vero che anche lì non sono magari super costante, quindi non vi spoilerò roba tutti i giorni, foto, cose, non vi faccio mille storie di quello che faccio, non faccio, di quando vado a mangiare, non a mangiare, quando vado in bagno, no. Però comunque pubblico tanti contenuti riguardanti il mio lavoro a cui tengo. Non sono solo selfie, perché voi magari dite, vabbè, sono selfie tuoi, sei tu e qualche volta qualche cliente, qualche lavoro, qualche cosa. Anche quando il soggetto della foto sono io, in realtà non sono io, ma il mio make-up. Quindi comunque è parte del mio lavoro e quindi ci tengo particolarmente. Magari non vi interesserà e quindi deciderete poi di non seguirmi, però io vi chiedo il favore di darmi l'opportunità di farmi conoscere e quindi di andare a dare un'occhiata al mio profilo. È veramente semplicissimo perché comunque trovate qui tutti i riferimenti, sia qua a lato, no, di qua dovrebbe trovarsi del canale, che sotto nell'info box io in tutti i video vi metto i vari link. Facebook non mi interessa niente, non lo curo neanche così tanto, ormai è superato, diciamo così. Ma Instagram è come se fosse il mio portfolio a portata di tutti. Inoltre, nella parte delle storie, anche lì ho tanti contenuti che dovrò ancora caricare e se Dio vuole riuscirò a farlo prima o poi. C'è proprio nelle storie in evidenza, una storia in evidenza che si chiama Skincare, dove appunto vi carico delle foto relative proprio ai prodotti beauty che quindi sono diciamo inerenti anche al canale. Vi ho spacchettato tutto il calendario dell'avvento, per esempio, di Balea, quindi non dico ogni giorno, però ogni 2-3 giorni vi mettevo la foto col contenuto del calendario dell'avvento. Vi metto magari i prodotti skincare che utilizzo in quel momento, insomma.
comunque cercherò anche di migliorare sempre di più nel curare anche quell'aspetto in modo da legare comunque il canale anche alla pagina. Vorrei che comunque fossero due cose separate perché la parte Instagram è proprio la parte più artistica, diciamo, è proprio una sorta di portfolio, soprattutto i post, dove pubblico i miei lavori e qualche volta ogni tanto qualche altra cosa mia personale. Però bene o male non ci sono vacanze o cose così che non interessano magari a nessuno, se non magari nelle storie. Sicuramente le vacanze sono una roba fighissima, quindi magari una foto ce la posso anche mettere, però principalmente le metto nelle storie. E quindi rimane, diciamo, inerente al tema make-up, diciamo così, mentre nel canale c'è un po' di tutto, dall'abbigliamento al make-up, al soprattutto beauty, skincare, cura del corpo, dei capelli, l'abbigliamento, prodotti finiti, preferiti, tutte queste cose qui. E se ce la faccio, siccome sono una grandissima appassionata di serie televisive e di cinema, mi piacerebbe parlarvi anche di questi argomenti. Tempo debito perché ovviamente avendo appunto, ripeto, per l'ennesima volta mi scuso, video arretrati, la priorità sta a quelli. E poi, quando forse non avrò più contenuti inediti così, tipo video finiti o robe da acquistate da mostrarvi, magari avrò tempo di mettermi lì e farvi anche gli altri video. Comunque, per il momento è tutto, io ecco, vi ringrazio se decidete di passare dalla mia pagina Instagram e se decidete di seguirmi, io ve ne sarei molto grata. Io vi chiedo e vi prego di passare dal mio profilo Instagram e se vi va appunto di seguirmi anche lì e di supportarmi anche lì, sarebbe molto importante per me, quindi se lo fate, grazie mille. Un bacio!